Cari amici di Viva la Moto, sempre qui da ECMA 2017, stand Ducati, alle mie spalle un'altra novità, la nuova Multistrada 1260, qui rappresentata nella sua versione più esclusiva, la versione S. Andiamola ad analizzare. Beh, innanzitutto vi faccio vedere il motore, non si può vedere tanto, ma è il testa stretta DVD con cilindrata incrementata fino al limite dei 1262 cc. Questo ha permesso di raggiungere un nuovo livello di potenza massima di 158 cavalli e una bellissima coppia molto sostanziosa di 13,2. All'anteriore troviamo un doppio disco da 330 mm flottante, abbinato a pinza monoblocco Brembo ad attacco radiale, ovviamente. E poi dicevamo un anteriore che ha beneficiato di un incremento dell'angolo del canotto di sterzo, passando da 24 a 25 gradi. Per quanto riguarda il posteriore, guardate che bello questo lato destro, che è completamente visibile il cerchio grazie alla presenza del monobraccio, forcellone monobraccio sul lato sinistro della moto, per l'appunto forcellone monobraccio che è stato incrementato nella lunghezza di 48 mm, unito al fatto che aumenta di un grado l'angolo del canotto di sterzo. Questo significa che il passo della nostra multistrada aumenta di 55 mm in questa nuova versione. Ve la faccio vedere anche di tre quarti anteriore, eccola qua. Ringraziamo per i saluti, voi non vi distraete troppo e soprattutto se volete commentate qui sotto, e se non siete ancora iscritti al canale YouTube di Viva la Moto, ma ve lo devo dire io, di iscrivervi, dai, ciao!